Penne d'Oca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, siamo i bambini della quarta B della scuola primaria di Pagnacco De Amicis. Possiamo darle del tu? Sì, ci mancherebbe, anzi, grazie. Grazie. A voi. Buongiorno, io mi chiamo Giulia e farò da moderatrice. Chiamerò i compagni che vi faranno delle domande. Buongiorno. Buongiorno. Sono Daniele. Scrivi libri solo in italiano o anche in altre lingue? Ah, che questa è una domanda che non mi fanno spesso. Molto interessante però. Allora, io tendenzialmente scrivo in italiano, perché per poter scrivere letteratura, libri, storie, bisogna padroneggiare molto bene la lingua. Io non sono madrelingua inglese, anche se per esempio parlo inglese, però i miei libri, ad esempio anche Lola, sono stati poi tradotti in altre lingue da dei traduttori. Per esempio, ve li ho proprio portati da farvi vedere. Per esempio, questo è Lola e io in coreano. Vedete, anche la copertina è cambiata perché hanno deciso di prendere un'illustrazione interna. Questa dovrebbe essere l'edizione cinese di Lola e io, mi pare, che non le riconosco ovviamente su sempre. E poi vi faccio vedere anche l'edizione scritto e anche tradotto da me, perché io l'avevo tradotto in inglese per presentarlo agli editori stranieri, perché ovviamente non tutti sanno leggere l'italiano, no? Allora uno traduce in inglese, se la storia piace, poi ci saranno i loro traduttori che andranno a metterla nella lingua. Ma siccome io so abbastanza bene l'inglese, gli era piaciuta così tanto anche la mia traduzione che hanno tenuto quello che ho scritto io in inglese. Quindi, per rispondere alla tua domanda, no, io di solito scrivo in italiano, però i miei libri, molti dei miei libri, ad esempio anche Lola, sono stati anche tradotti in altri paesi del mondo, in altre lingue. Scrivi libri da sola o con l'aiuto di qualcun altro? Allora, di solito scrivo libri da sola, però mi è capitato di fare due o tre libri insieme ad altri autori. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci dividiamo, si scrive a quattro mani o anche a più mani se ci sono più persone. Vuol dire che una parte del libro la scrivo io e un'altra parte la scrivo un coautore o una coautrice. Per esempio, ho scritto un manuale di scrittura, cioè come si scrive per ragazze, l'ho scritto con una collega che si chiama Livia Rocchi. Ho scritto un libro sempre per ragazzi sulle bufale, sulle fake news, con una collega scrittrice che si chiama Fulvia degli Innocenti. E poi mi è capitato di lavorare a dei libri con tanti racconti diversi, si chiamano antologie, no? Con tanti racconti, ogni racconto scritto da una persona diversa. Io ho scritto il mio racconto e altri autori, altre autrici hanno scritto altri racconti. Quindi mi è capitato anche di lavorare insieme ad altri scrittori, ad altri colleghi. E adesso viene fuori Enrico. Buongiorno, comunque sono Enrico, quello che ha presentato la classe. E come ho detto, sì, anch'io ho un paio di domande. Quale personaggio di Lola e io vorresti essere? Sai che devo dire che non mi dispiacerebbe, non me l'hanno mai chiesto, ma così pensandoci mi piacerebbe essere il cane, quindi Stella. Per vedere cosa vuol dire vivere nei panni, non di un'altra persona in questo caso, ma addirittura di un altro essere vivente, cioè non di un essere umano, ma di un cane, di un animale. Quindi mi piacerebbe essere Stella. Ho un'altra domanda. Perché hai deciso di essere scrittrice? Allora, sai, non è che io mi sono svegliata una mattina e ho detto, ma oggi non so che fare, faccio la scrittrice. Sono un po' quelle cose che uno ha sempre dentro di sé, no? Fin da quando è piccolo. Io ho iniziato a scrivere, ho iniziato a leggere molto presto, mi sono sempre piaciute le storie, i libri. E poi appena ho imparato a scrivere a scuola,
quindi più o meno alla vostra età, quando uno comincia a saper scrivere bene, a saper fare magari delle storie, dei temi, ho sempre scrivevo anche per divertimento, no? Non solo per fare i compiti. Quindi ho sempre avuto questa passione. Da bambina volevo fare la giornalista, per esempio, che è un lavoro, come voi sapete, in cui si scrive tantissimo. Poi, passando il tempo, ho preso altre strade, ho fatto altri studi, ma ho sempre avuto questa passione. Finché all'università, quindi ero già grande, avevo già 23-24 anni, avevo scritto un racconto per partecipare a un concorso della mia città di Milano, ed era venuto fuori un racconto che un'altra mia amica ha letto e ha detto: guarda che bellissimo, secondo me tu lo potresti pubblicare, potresti diventare davvero una scrittrice vera, cioè che vai con i suoi libri in libreria, perché non ci provi? E così ho deciso, è iniziata la mia carriera di scrittrice. È stato un po' per caso, però è una cosa che ho sempre avuto dentro di me. E adesso tocca ad Alessandro. Allora, buongiorno, sono Alessandro. Ciao. Ho domande perché mi avevo fatto la testa, in tutto sono 40, non è? Allora, quale parte del libro vi piace più scrivere? Per esempio, introduzione, dove si presentano i personaggi o... Allora, un po' tutto. A me piace molto progettare il libro, mi piace molto, io prima di scrivere devo sempre più o meno sapere come si svolgerà, no? Avere un'idea già della storia, poi man mano che scrivo aggiungo dei dettagli, aggiungo delle cose che mi vengono in mente, però ho già tutto in mente e mi piace scrivere un po' tutto, però la parte che preferisco forse è il finale. A me piace fare dei bei finali un po' a sorpresa, come per esempio in Lola e io, no? Oppure comunque mi piace molto arrivare alla fine e scrivere l'ultimo capitolo, le ultime pagine, che siano un po', che lasciano poi il lettore, quando chiude il libro, dice: caspita, peccato che sia finito, ecco. Quindi diciamo che a me piace molto il finale dei libri, delle mie storie. Adesso passiamo alla seconda domanda. Da piccola avevi già la passione di scrivere? Sì, devo dire che l'ho sempre avuta, ne ho già accennato poco fa. Era una cosa che ho sempre avuto dentro, no? A qualcuno piace cantare, a qualcuno piace disegnare, a qualcuno piace, non so, fare sport, e a me piaceva leggere e scrivere e inventare, più che altro inventare storie. Quindi è una cosa che un po' ho sempre coltivato fin da quando avevo appunto 7-8 anni. La prima storia che ho scritto l'ho scritta proprio verso gli 8 anni, quindi più o meno la vostra età. Era la storia, un'avventura di un gattino, sempre per restare in tema animali. A me piacevano molto gli animali. Potresti dirci 3 aggettivi per descriverti? Ah, 3 aggettivi per descrivermi. Allora, direi determinata, perché quando voglio fare una cosa, un obiettivo, un progetto, lo voglio portare fino in fondo. Poi direi organizzata, perché bisogna essere molto organizzati, ma anche direi creativa, perché comunque ci vuole anche tanta fantasia sia per scrivere, ma in generale anche per vivere, no? Per affrontare la vita. Come vi dicevo prima, bisogna essere organizzati e determinati, si può fare tutto. Sicuramente non è facile essere una donna lavoratrice. Ahimè, nonostante io abbia tantissimi aiuti, mio marito mi aiuta tanto, la mia famiglia, però è complesso, però si può fare tutto. Questo lo voglio dire soprattutto alle ragazze e alle bambine, quindi non fatevi fermare da niente, perché nella vita si può fare tutto, ci vuole un po' di organizzazione, ovviamente. Una seconda domanda: chi ha realizzato le illustrazioni di Lola e io? Le illustrazioni le ha fatte questo bravissimo, scusatemi, la piccolina ogni tanto piange, questo bravissimo illustratore che si chiama Paolo Domeniconi, che è un famosissimo illustratore per ragazzi, è molto famoso, forse voi non lo conoscete, ma nell'ambiente dei libri per bambini è molto conosciuto, fa dei libri anche all'estero, non solo in Italia, e con lui abbiamo fatto anche altri 2 libri successivi. Lola e io è stato il primo, poi ci sono stati Oscar e il gatto custode e L'albero, la nuvola e la bambina, che sono altri 2 libri. Quindi lui è un bravissimo illustratore.
per ragazzi. Io non so disegnare, purtroppo, non so illustrare, è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, ma non sono capace. Ognuno fa il suo lavoro, insomma. Io scrivo e qualcun altro fa le illustrazioni. Ora passo la parola a Jacopo. Benissimo. Salve, mi chiamo Jacopo. Io ho due domande da fare. Quanti libri hai scritto? Allora, sai che devo fare il conto, perché siccome ne sono usciti un paio ultimamente, ti direi che sono, mi pare, 27 o 28 libri. Ho iniziato il mio primo libro, è uscito ormai più di 10 anni fa, era il 2010, fine 2010, quindi sono passati 11 anni e ho fatto, sì, un 27-28 libri. Sei anche una brava lettrice? Allora, sì, anche se ultimamente leggo molto meno di quello che vorrei leggere, perché quando avevo la vostra età o quando ero una ragazza che non avevo famiglia, non avevo figli e avevo anche più tempo libero, leggevo tantissimo, leggevo forse 4-5 libri al mese. Adesso leggo poco perché ho poco tempo, ahimè, tra il lavoro, i bambini e tutto, però sì, per scrivere bisogna leggere. È impossibile scrivere, fare gli scrittori, se uno non è anche un bravo lettore o una brava lettrice, ecco, insomma. Grazie. Prego. Grazie, spero di non aver fatto domande troppo. Ora passiamo la parola ad Alessandro Pistrano. Salve, sono Alessandro Corteu e ho due domande. Sì? Da dove vieni? Da dove vengo? Vengo da Milano, abito a Milano. Non so se siete mai stati a Milano voi. No. E la seconda, da quanti anni scrivi? Allora, scrivo da sempre, da quando ho 8 anni. Scusatela, un attimino che la tranquillizzo. Però scrivo libri, cioè sono pubblicata da 11 anni. 11 anni che faccio la scrittrice, che scrivo invece storie nei miei quaderni, nel mio computer, e saranno 30 anni. Ormai ne ho quasi 40. E ora viene Greta Pivetta. Buongiorno, sono Greta. E ho due domande anch'io. Perché ti piace scrivere? Allora, mi piace scrivere perché è una cosa che sento dentro, che proprio mi dà gioia, mi diverte quando scrivo, mi sembra di vivere le vite dei miei protagonisti, no? Immedesimarmi nelle loro storie, quindi è proprio un divertimento per me scrivere, è un modo per passare il tempo e vivere delle vite diverse dalla mia, anche un po' per evadere, no? Dal mondo, dai problemi o comunque dalla fatica della vita normale, ecco. Quindi a me, io mi diverto in prima persona a scrivere, se no non lo farei, perché comunque è impegnativo, Non è che uno scrittore si mette lì al computer e non fa fatica, ci vuole impegno, ci vuole fatica, ci vuole concentrazione, se uno non si divertisse non lo farebbe, ecco. Io so cosa significa scrivere un libro, perché dai miei nonni, quando mie cugine che non ci sono o per qualche ragione sono da sola, magari sono andata su. Mia nonna ha un computer e io, per passare il tempo, so che sto scrivendo una storia che parla di 9 ragazzi che scoprono di avere dei poteri. Non ho ancora finito del tutto, però so che è impegnativo, perché molte volte mi siedo e mi viene da riflettere, cosa scrivo? Aspetta un attimo, fanno questa cosa o quest'altra, e quindi certe volte non accendo il computer direttamente, devo prima riflettere, magari fare magari scrivere 4 parole su un foglio di carta, quindi so cosa significa. Quindi anche a te piacerebbe, no? Sì, tanto. Quello che ti posso consigliare è continuare a farlo, non demordere e cioè farlo, vedrai che secondo me
se, ci chiedi, se credi che possa essere una cosa che vuoi fare, non demordere. Dipende da quello che sto scrivendo, perché io mi immedesimo molto nei protagonisti della storia. Quindi se è un libro tra virgolette un giallo, un thriller, io ho scritto anche dei thriller, magari in quel momento provo tensione, provo emozione, provo paura anche o tensione. Se invece sto scrivendo una scena dolce, tenera, provo dolcezza, provo anche a volte non malinconia, però un sentimento magari più tenero, no? E poi ovviamente alla fine, quando arrivo alla fine del libro, sono contentissima, sono euforica perché ho completato il mio libro e quindi sono super contenta, ecco. Quindi sono tante emozioni diverse, a seconda di quello che sto scrivendo e del momento in cui io sto scrivendo il libro. Secondo te, Jenny, che hai alla fine... Sei molto contenta, vero? Anch'io sarei contenta. Sì, sì, no, ma alla fine uno è sempre, ha proprio quella soddisfazione che dici, caspita, l'ho fatto io veramente, che brava, cioè un pochettino anche di soddisfazione, insomma ci vuole, è giusto anche che sia così. E ora viene fuori Riccardo. Buongiorno, sono Riccardo. Ciao. Vorrei anche io fare due domande. Sì. Allora, la prima è... Lola è un personaggio inventato o reale? No, Lola diciamo è inventato, non è che mi sono ispirata a una persona che conosco, però logicamente io, ma magari sarà capitato anche voi, a me a Milano è una città grande di persone non vedenti, ne ho viste anche nella mia zona, ne abita una persona non vedente, lei più che andare in giro con il cane guida va in giro col bastone, però è una è, insomma ne vedo tanti e mi è capitato più volte di vedere proprio in giro per Milano, anche in metropolitana oppure sugli autobus, delle persone con dei cani come Stella, cioè dei labrador neri. Quindi non è un personaggio reale, diciamo un personaggio inventato, però ovviamente ho preso ispirazione dalle persone reali che mi è capitato di incontrare in città. Ce ne sono tante, io ne ho incontrate tante in Milano. Ok, grazie. Le vorrei fare una seconda domanda. Sì? Un po' come la prima, praticamente. Il racconto è tratto da una storia vera? Anche qua la risposta è sì e no, nel senso che no, non è proprio una storia vera, diciamo che l'ho inventata, però ho preso ispirazione dalle storie di persone non vedenti che hanno cani guida, quindi mi sono un po' informata su cosa vuol dire avere un cane guida, come si comporta un cane guida, eccetera. Però diciamo la storia di per sé l'ho inventata io. Ok, grazie. Niente. Allora, Tommaso, buongiorno. Ciao. Sono Tommaso e vuoi fare... Come le vengono in mente le cose? Allora, è difficile da rispondere, nel senso che è difficile dare una ricetta come si costruisce una trama. Certo, ci sono delle regole, cioè delle regole, come dire, delle indicazioni, no? Generali, quindi ci devono essere dei personaggi, deve succedere qualcosa che, come dire, fa scattare la storia, ci deve essere lo sviluppo della storia e alla fine bisogna arrivare a una risoluzione di questi fatti, di questi eventi. Però in generale l'idea proprio, no? Mi viene in realtà un po' da sola, magari osservando qualcosa che succede, lasciando a volte anche sotto la doccia oppure in macchina mentre guido per andare da qualche parte a fare la spesa, quando lascio la mente libera di fare dei collegamenti, no? Mi vengono le idee, a quel punto me le segno, me le fisso da qualche parte su un foglio, se non ho fogli a mano anche sul cellulare, no? Mi mando una mail di solito, mi auto mando una mail con due righe scritte sopra e poi a quel punto mi siedo al computer e organizzo bene tutti i personaggi, no? A partire da quella idea poi sviluppo bene tutta la trama. Quanti anni di letteratura, hai fatto? Quanti anni intendi? Da quanti anni sono una scrittrice in questo senso, intendi? No, a scuola? Ah, no, ma io non sono laureata in letteratura o in lingue.
questa è un'altra cosa che dico sempre, io ho fatto un percorso scientifico, io sono una scienziata di lavoro, ho fatto biologia, ho fatto il liceo scientifico dopo la scuola media, ho fatto biologia e ho lavorato in laboratorio un sacco di anni, non ho studiato letteratura o lingue o una materia letteraria, ho studiato scrittura, ho letto per conto mio, però in realtà se uno vuole fare uno scrittore non è necessario per forza che faccia degli studi umanistici, l'importante è che legga tanto e che studi come si fa a scrivere. Ecco. Alessio. Sono Alessio. Buongiorno, sono Alessio. Quanti 10 anni? Quanti anni? Questa prima. Ma bella preferita. Qual è la tua preferita? Qual è la tua? Preferita. Cosa avete detto? Sì, dovrei chiedere qual è la tua materia preferita a scuola, diciamo. Allora, in realtà a me piaceva tantissimo la scienza, proprio perché poi ho fatto un percorso di scienza, però anche l'italiano, cioè... di fatto a me piaceva un po' tutto a scuola, mi piaceva andare a scuola, però diciamo le mie materie super preferite erano appunto scienza, biologia insomma, e italiano. Ero un po' meno brava e comunque mi piacevano un po' meno il disegno, ma perché non ero tanto brava io, però in generale mi piacevano un po' tutte le materie a scuola. Grazie. Davide, vieni fuori. Buongiorno, il mio nome è Davide. E invece io ho fatto una domanda, in quanto tempo l'hai scritto il libro? Allora, Lola e io l'ho scritto, ormai sono passati 10 anni, aspetta che mi devo ricordare, credo di averlo scritto in un mese, ma non è tanto testo, però io non posso scrivere tutto il giorno perché ho un lavoro, all'epoca non avevo i figli, però insomma... non è che tutto il giorno sono seduta al computer a scrivere io. E quindi scrivo la sera e quindi ci ho messo circa un mese a scriverlo, questo libro. Scrivendo solamente la sera, ovviamente. Ha un altro lavoro? Sì, ho un altro lavoro a tempo pieno, tra l'altro, che non è fare la mamma, quello lì è 24 ore al giorno. Io vi ho detto, sono una biologa e quindi lavoro nella comunicazione della scienza. Cioè io spiego alle persone... le cose legate alla scienza, soprattutto alla medicina, ai virus, alle malattie, questo è il mio lavoro. Antonio. Buongiorno, io sono Antonio e vorrei chiedervi due domande. Ti piace più leggere o scrivere? Tutte e due le cose. Sia leggere che scrivere. Leggere perché a volte ho bisogno anche di riposarmi, riposare la mente. Per me leggere è riposare la mente. Quindi mi leggo un bel romanzo, mi leggo un bel libro che mi piace e mi rilasso, magari la sera mentre sono a letto prima di dormire. E scrivere, vabbè, mi piace, però è più faticoso, più faticoso scrivere di leggere. Grazie, adesso la seconda domanda. C'è un libro che hai scritto che non ti piace? Allora, no, che non mi piace no, anche perché io sono molto precisa, quindi i libri, magari scrivo pochi libri, però ci metto tanto tempo anche perché mi piace rileggerli, correggerli, eccetera. Mi sono capitati un paio di casi in cui l'editore, cioè la persona che poi prende il tuo file e lo trasforma in un libro, no, e lo vende, ci mette la copertina, ci mette le illustrazioni, proprio costruisce il libro, no? Ha fatto per esempio una copertina di un mio libro che non mi piaceva molto, anche dentro tutto l'aspetto grafico, no, come ha messo le parole, come ha costruito, non mi è piaciuto molto, quindi non ero alla fine molto soddisfatta proprio del libro in sé. Però quello che scrivo io di solito mi piace perché insomma ci lavoro anche tanto tempo. Buongiorno, sono Beppe e oggi avrei due domande da farvi. La prima è che ti piace fare la scrittrice? Sì, assolutamente, altrimenti non lo farei, proprio perché sottraggo tempo alla mia famiglia, ad altre cose per scrivere, quindi lo faccio perché mi piace. La seconda, qual è il tuo libro preferito tra quelli che hai scritto?
Allora, no, questa è una domanda difficilissima. È come chiedermi, io ho tre figli, se, a chi voglio più bene. No, mi piacciono tutti perché ogni libro è diverso dall'altro e se l'ho scritto è perché volevo scrivere quella storia. Quindi, diciamo, Lola e io, per esempio, è un libro a cui sono molto affezionata perché ha avuto tanto successo. Ormai sono 10 anni che è uscito e ancora viene comprato e venduto dalle librerie ed è una cosa molto rara perché di solito i libri dopo 1, 2, 3 anni non li vendi più. Sì, magari li vendi online, ma eccolo. Diciamo che di solito dopo un po' i libri non si vendono più perché escono altri libri più nuovi. Invece Lola e io continua a essere venduto, va all'estero, viene comprato anche dai paesi del resto del mondo e ha vinto anche tanti premi. Quindi devo dire che su questo Lola e io sono, è uno dei miei libri del cuore perché è un libro che veramente, come dire, è diventato un classico quasi. Ed è poi anche conosciuto da bambini e bambine fuori dall'Italia. Questo per me è importantissimo perché sapere che i libri, i tuoi libri raggiungono anche altre culture di questi tempi dove, lo sapete benissimo, tira aria di conflitto, ecco, il libro invece è un ponte tra i popoli. Quindi su questo devo dire che Lola e io, per me è un libro particolarmente caro. Enrico, buongiorno. Anche io ho due domande da farle. La prima è, da quando è iniziata la passione della scrittura? Sì, beh, rispondo, non è un problema. È iniziata, penso, da quando ho iniziato a leggere. Prima ancora che sapessi scrivere, da quando ho iniziato a leggere ho scoperto questo fantastico mondo dei libri e delle storie. Credo che dentro di me ci fosse la speranza, l'idea, il sogno un domani di essere anch'io non solo una lettrice, cioè una persona che legge le storie scritte dagli altri, ma scrivere le mie storie, inventare i miei libri, le mie storie. Grazie. Invece la seconda è, da quando sei una scrittrice? Precisamente il mio primo libro, che si chiama Gedeone, non ce l'ho qua, mannaggia, non l'ho portato, ce l'ho di là in libreria, è uscito in libreria nel settembre del 2010, quindi sono passati 11 anni e mezzo. Forse voi non eravate nemmeno nati, non so voi di che anno siete, 2011-12. Appunto, voi avete l'età di Lola. Lola e io è uscito nel 2012, quindi voi avete la stessa età di Lola. Wow! 9 anni! No, 10. Quasi 10, 9, 10, sì. Davide, buongiorno, siamo Davide Bertè e ho due domande. Perché hai scritto questo libro? Ma perché mi è venuta in mente la storia. Non mi ricordo se ero forse sull'autobus, o sull'autobus o in macchina, che andavo in università, perché quando l'ho scritto 10 anni, no, che in università, scusate, al lavoro, già lavoravo in laboratorio, io lavoravo in un laboratorio di ricerca, quindi facevo la scienziata. E mi è venuta questa immagine, questa idea, no? E quindi ho avuto proprio il bisogno di scriverla. A me, quando vengono le belle idee, poi le devo scrivere. È proprio una specie di istinto, come quando uno sente, che ne so, ha fame, deve mangiare assolutamente. Ecco, uguale, a me quando viene l'istinto devo scrivere. E quindi l'ho scritta. Non c'è un motivo particolare, è una cosa che mi è venuta spontanea. Seconda domanda: come sei diventata scrittrice? Ma allora, è un percorso lungo, nel senso che fin da piccola, appunto, come vi dicevo, bisogna leggere, bisogna abituarsi a scrivere, bisogna studiare anche come si fa a scrivere, perché un conto è scrivere la lista della spesa, un conto è fare un compito e un conto è scrivere un libro. Ci sono delle regole anche per scrivere un bel libro, oltre che la fantasia e tutto quanto. Quindi bisogna sicuramente studiare e poi a un certo punto buttarsi. Come vi dicevo, io ho scritto questo racconto per un concorso letterario della mia città di Milano. Una mia amica mi ha incoraggiato, una mia amica
che è esperta di libri, non la mia amica del cuore, che mi ha detto provaci. Allora io con calma mi sono presa tutti gli indirizzi delle case editrici, ho scritto delle email, ho mandato il mio file, perché alla fine all'inizio è un file Word, e ho preso anche un sacco di porta in faccia, cioè no grazie non ci interessa, no grazie non va bene, no, ma senza deprimersi ho continuato e alla fine ho trovato questa casa editrice che decise di pubblicare il mio primo libro. E poi da lì piano piano mi sono iniziata a far conoscere e sono diventata ormai sono, non sono famosissima, però un pochettino di, come dire, di nel mondo dei libri per bambini un po' mi conoscono, ecco. Piano piano uno si costruisce un po' il suo percorso. Vieni, qual è il tuo cibo preferito? Oh, io sono golosissima, mi piace mangiare. Due cose, dolce e salato, la focaccia, tantissimo, la cosa più semplice del mondo, ma focaccia, quella olio e sale. E poi mi piace tantissimo la torta di mele. Sì, due dolci, la torta di mele e la crostata di mirtilli. Due, non so scegliere tra questi due. Quindi sostanzialmente io vivrei bene in una panetteria, in un pastificio panetteria. Qual è il tuo animale preferito? Allora, ti direi il gatto, anche se mi piacciono molto anche i cani, però forse il gatto. Io ho sempre avuto gatti, fin da quando ero piccolina. Un po' anche perché abito in città. Qui a Milano non è facile avere spazi verdi, ci sono io vivo in un appartamento in città, quindi il cane è anche più complicato, no, averlo. Quindi mi piacciono tanto i gatti. A me piacciono i gatti. Ah, bene, hai un gatto? Sì. Passa a Tommaso. Salve. Mi chiamo Tommaso e volevo farti due domande. Sì. La prima è: come fai ad avere così tanta fantasia? Ma guarda, sai che non è una cosa, io non sono una supereroina, la fantasia ce l'abbiamo tutti, bisogna imparare ad allenarla. Sicuramente leggere aiuta un sacco, e poi essere curiosi. Imparare da qualunque cosa, ma da oltre a quello che studiamo a scuola, ma anche andare in giro e guardare le persone, guardare le cose che succedono intorno a te, perché ci sono tantissime cose interessanti nel mondo, anche solo andando a fare una passeggiata in città o in paese, guardare come si vestono le persone, ma non per giudicarle, anzi per curiosità, quanti tipi di persone diverse esistono, quanti, immaginare che cosa fanno. Io quando vado in metropolitana, adesso io per andare in ufficio uso i mezzi pubblici, no? L'autobus, la metropolitana, eccetera, non guido più. E guardo sempre anziché stare col cellulare, perché sono tutti con il cellulare quando sono sui mezzi pubblici, io cerco di mettere via il cellulare e guardare le persone, cercare di immaginarmi che lavoro fanno, chi sono, se hanno figli, se invece sono giovani, che cosa vogliono fare da grandi, e così alleno la fantasia e poi le idee ti vengono spontaneamente. Perché tu crei dei collegamenti tra tutte le cose che vedi, che studi e che guardi. Ok, grazie mille. E prima della seconda domanda volevo chiederti se mi consigli un libro da leggere. Ma dei miei o in generale un bel libro? Uno dei tuoi. Allora, dei miei libri, se vi consiglierei, che è proprio fatto apposta per la vostra età, un romanzo, quindi non un albo illustrato, questa volta una storia un po' più lunga, però è bella avvincente, si intitola La compagnia degli animali estinti. È un'avventura che è una specie di caccia al tesoro, quindi c'è un mistero da risolvere, e si parla anche un po' di animali sempre, e di ambiente, che è un grande, probabilmente lo sapete anche voi, no? L'importanza di dover proteggere l'ambiente e il clima. Quindi secondo me questo romanzo vi piacerebbe. La compagnia degli animali estinti si chiama. Grazie mille. Io faccio una seconda domanda. Sì. Ti piacciono più i libri comici o
i gialli. O i gialli. Ma tutti e due, nel senso, no, a me piacciono molto i gialli, ti dico la verità, i thriller, sono perché questo è un po' anche la mia vena da scienziata, mi piacciono i libri in cui bisogna scoprire qualcosa, no? Nei gialli spesso ci sono gli indizi e uno ragionando mette insieme gli indizi per cercare di trovare la soluzione, che è un po' quello che fa anche lo scienziato, se ci pensate. Lo scienziato in laboratorio deve scoprire delle cose nuove facendo degli esperimenti che sono, tra virgolette, gli indizi, mettendo insieme e traendo una conclusione. È la stessa cosa, quindi siccome io ho anche un po' la mentalità da scienziata, no? Mi piacciono molto i gialli, i thriller, per quel motivo lì, perché bisogna ragionare, usare un po' il cervello. E anche a me piacciono tanti gialli. Grazie mille per aver risposto alle mie domande. Ci mancherebbe, grazie a te. Sono più voglio Alessandra, una vena comica. È difficile essere... È difficile scrivere un libro. Allora, non è difficile, è complicato. Qual è la differenza? Difficile se uno è preparato, ha studiato, ormai io faccio questo lavoro da appunto più di 10 anni, non è difficile, però è complicato, è complesso, non è una cosa che si fa in velocità così tanto per fare, sennò viene una schifezza. Bisogna avere tempo, bisogna progettare bene la trama, i personaggi, la struttura del libro, bisogna riflettere bene sulle parole, scrivere magari la prima stesura, rileggerla, cambiare, correggere gli errori, perché tutti fanno degli errori, anche il miglior scrittore o scrittrice al mondo. Quindi è un vero lavoro. Per cui bisogna impegnarsi, e quindi è complicato in quel senso, ma non è difficile. Sono due cose diverse, spero di essermi spiegata bene. Grazie. Adesso passiamo alle curiosità. Allora, mi hai già indicato di dire una cosa prima, che mi è venuta in mente soltanto quando hai detto che le idee ti vengono così, magari quando c'è sicura, e io volevo dire che è nato, ho iniziato a scriverlo, perché avevo litigato con mia sorella, non mi ricordo neanche perché. Stavo giocando da sola e io di solito gioco da sola, mi faccio finta di essere con altri personaggi, di solito pirati oppure avventure nei boschi, soprattutto sul tappeto elastico di solito. E mi è venuta in mente sta roba, che c'è un cuscino da tela, è azzurro, e ho fatto finta, e da lì è iniziata praticamente tutta la storia, perché è tutta la storia, è troppo lungo da spiegare, però è iniziato da mia sorella e poi da uno dei miei giochi di fantasia. Sì, scrivermi fa buttare fuori le emozioni e non mi trattengo, quando voglio scrivere scrivo. Ecco. Secondo me tu sarai una scrittrice fra qualche anno, guarda. Ma dice che sono la seconda generazione. Vedrai che comunque questo che dici di inventare dal nulla è esattamente quello che fa lo scrittore, cioè quindi i semi ci sono, i semi per diventare una scrittrice ce li hai, quindi avanti così. Ciao di nuovo io. Ciao. Volevo dire su riguardo ai gialli che ha detto anche Tommaso, che anche a me piacciono, perché ne ho tre a casa di Agatha Christie, che uno l'ho letto perché mi piaceva tantissimo, non sto leggendo gli altri, e che a me piacciono perché cerco sempre di indovinarli, però poi fallisco sempre perché solo Agatha Christie poteva fare queste cose logiche, perché io non ci arrivavo mai. Quando tipo cerco di indovinare, è lui, no, è lei. Quindi fallisco sempre. Però mi piacciono anche perché mi fanno sviluppare la mente e sono educativi. Sì, comunque anch'io, non è che indovino sempre chi è un bravo scrittore, un bravo giallista come Agatha Christie e molti altri, cioè se ti fa scoprire subito non è un bravo giallista, ecco, quindi ci sta, è giusto. Ok, ora se qualcuno ha qualcosa da dire e passo la parola a Daniele. Allora, volevo dire
che io dalla mia nascita sono bilingue e parlo il tedesco da quando ho 2 anni. E beato te. Per questo sto leggendo Harry Potter, per esempio, altri romanzi in tedesco. E un'altra cosa, che anche a me piace molto la scienza, soprattutto l'astronomia e la fisica. E a casa sto leggendo libri o con l'enciclopedia e... Bravo! Ecco. Ti piacerebbe fare lo scienziato? Prendere quella strada? Tanto, sì. Ah, bravo, bravo. La fisica, guarda che fisici poi e matematici o comunque astronomi sono richiestissimi anche. Troverai lavoro subito se fai quella strada, vedrai. Ok, grazie. Bravo, bravo. Sentendo quello che ho detto, mi è venuto da dire che anche io sono bilingue, che parlo lo spagnolo, anch'io leggo a volte dei libri in spagnolo, tipo fumetti. Volevo dire solo beati bilingue, io li invidio tanto, perché parlare le lingue è una ricchezza incredibile. Bravi, beati. Infatti il mio nome è Vasco. Mia madre viene da Malaga. Che bello! Tutta la mia famiglia è spagnola. Bello, fortunati. Avresti tu una domanda per noi? Allora, intanto volevo dire una cosa, che siete una cosa stupenda, un'intervista bellissima, siete veramente tutti quanti super smart, come si dice in inglese, quindi svegli, belli, curiosi, complimenti a voi e anche alle maestre e maestri, perché comunque, prima cosa. Seconda cosa, domanda, oddio, non sono preparata, che cosa posso chiedervi? Allora, una l'ho già identificata, se c'è qualcun altro a cui piacerebbe fare scrittore o scrittrice o magari illustratore o illustratrice, lei, lui, un po', ok, bello. Allora, quindi io il consiglio che vi voglio dare è... cioè, se questo è il vostro desiderio, il vostro sogno, perseguitelo. Bisogna anche un po' studiare pian piano nel corso degli anni, però se la cosa vi piace, vi diverte, le cose poi si realizzano. Io non avrei mai pensato di arrivare a fare la scrittrice, eppure ce l'ho fatta, facendo anche altri lavori, come vedete, avendo anche dei bambini. Adesso per fortuna la piccolina si è addormentata, piangeva perché aveva sonno, poverina, però tutto si può fare, basta essere, insomma, focalizzati, no? Cioè, determinati. Quindi complimenti e grazie dell'intervista. Volevamo dire, se hai visto che avevamo le teste abbassate perché stavamo prendendo appunti sulle tue risposte, per ricordarci un po'. Comunque siete stati super, insomma... interessante. C'è una domanda? Questo. Grazie. Grazie. Come si vede al contrario, però? No, si vede, lo vedo dritto. Sì, sì. Bello. Grazie a voi. Grazie.